Oggi preparo con voi delle patate in padella con la buccia deliziose. Queste patate sono morbidissime dentro e croccantissime fuori. Facciamole insieme, iniziamo. E allora, per prima cosa bisogna lavare bene bene le patate sotto acqua corrente fredda. Se avete uno spazzolino, che bisogna grattare un po' esternamente, la buccia, vedete? Sarebbe ancora meglio. Prendeteci qualche secondo e sciacquatele, vedete, io sto facendo pressione per togliere qualche residuo di terra. E quindi sciacquatele bene bene. Allora, una volta pulite e sciacquate le patate, le tagliamo a tocchetti. Più o meno così. Una volta tagliate tutte, le mettiamo in uno scolapasta e le sciacquiamo di nuovo bene bene sotto acqua corrente fredda. Ora le mettiamo in una padella capiente, cercando di sovrapporle il meno possibile. Accendiamo la fiamma, mettiamo l'acqua, volendo si potrebbe mettere anche del brodo vegetale, vedete l'acqua non è tantissima, lasciamo a fiamma alta e facciamo cuocere finché l'acqua non si sarà asciugata quasi del tutto. Mentre attendiamo che l'acqua si asciughi, vi ricordo che se siete su YouTube potete seguirmi cliccando qui sotto sul tasto iscriviti, mentre se siete su Facebook cliccando qui sul tasto segui. Ma a proposito, se volete trovare tutte le mie ricette, collegatevi al blog carlogaiano.net. Benissimo, quando l'acqua si sarà asciugata, come vedete, quasi del tutto, se ce n'è qualche gocciolina non vi preoccupate, sempre delicatamente sistemiamo un po'. Mettiamo il burro, lo facciamo sciogliere. Se sapete far saltare è meglio così, meno toccate le patate meglio è. Vedete? E quando si sarà sciolto tutto, facciamo cuocere sempre a fiamma alta, mescolando o meglio facendo saltare, come vi dicevo qualche secondo fa, di tanto in tanto. Sempre di fare in modo che le patate non si sovrappongono. Vedete, le patate vanno cotte a fiamma alta e meno le toccate meglio è, però se le mescolate così facendole saltare sarebbe meglio così, visto che in questa fase si saranno anche ammorbidite, oppure vedete usate una pinza delicatamente e le sistemate, che in questa fase dicevo si saranno anche ammorbidite, quindi se le toccate con la forchetta si cominceranno a rompere e questo non è ciò che vogliamo. Ok, vedete che belle queste patate, le sto facendo bruciacchiare un po', se voi volete fatele cuocere di meno, però per farle croccanti fuori si devono dorare bene bene. A questo punto mettiamo un po' di sale, mescoliamo. Ok. Qua mettiamo un po' d'aglio in polvere se vi piace, altrimenti potete mettere anche degli spicchietti, però ricordandovi poi di toglierli. Ok, mettiamoci anche un po' di pepe, poco poco, mescoliamo sempre e per finire un po' di rosmarino. Ecco qui, a questo punto possiamo andare ad impiattare. E allora guardate qua che belle. Allora ne assaggio una con voi. Oltre che belle, sono buonissime. Non so se si sente il crunch. Ma come vedete sono croccantissime fuori e morbidissime dentro. Ve ne apro una, anche se scottano tanto. Guardate qua. Dietro questa crosticina si nasconde la patatina cremosa dentro, vedete? Sono buonissime.
fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.